Dottor Kugler, sicuramente un bilancio positivo per questa 31ª edizione delle giornate di pneumologia e di allergologia da lei organizzata presso il Summit Hotel. Diversi spunti sono scaturiti da questo simposio. Innanzitutto la necessità, come lei sta dicendo da anni, di intensificare questa rete tra voi specialisti di patologie respiratorie e i medici di medicina appunto territoriale, medici di famiglia. E poi mi sembra, non so se lei condivide, che ci sia stata una sorta di passaggio del testimone tra la vecchia e la nuova guardia di questo, del vostro settore. Condivide? Sì, non solo condivido, ma ho approfittato di questo passaggio e dare molta importanza quest'anno alla formazione dei giovani colleghi che sono subentrati a quelli che sono andati in pensione, perché ho avuto l'impressione che sono molto attenti, molto motivati e difatti proprio per questo abbiamo creato insieme a questo congresso questi corsi pratici che hanno avuto una grande riuscita proprio perché vedi il corso sulla spirometria che ha dato la possibilità di apprendere come viene eseguito questo esame, mettere in condizione il collega del territorio, quindi il medico di famiglia, di poterla eseguire, di saperla interpretare e allo stesso momento quindi fare un lavoro di screening e di arruolamento dei pazienti con patologie respiratorie. Lei lo sta dicendo, ma lo dicono anche alcuni studi, si continua purtroppo a morire su scala globale a causa di patologie respiratorie. Per questo motivo, appunto, va intensificata questa collaborazione, anche perché poi ci sono innegabili risvolti di natura economica per, appunto, le casse dello Stato, anche di natura anche sociale. Sì, ma infatti questi corsi hanno avuto anche lo scopo, vedi, non so, il corso sul nodulo polmonare, che non ci dimentichiamo, potrebbe anche essere un nodulo, un cancro del polmone. Allora, con l'affinamento delle tecniche, oggi stiamo vedendo che con una TAC ad alta risoluzione spesso escono questi noduli e si innesca tutta una serie di esami che oculatamente il corso ha spiegato come procedere, perché questi esami sono costosi, possono essere dannosi per il paziente e vanno anche a gravare sulle casse della sanità. Le sue considerazioni personali dopo queste giornate, quali sono, dottor Kugler? Bisogna creare e approfondire sempre di più questo legame tra il medico del territorio e lo specialista, specialista che deve essere a disposizione anche telefonicamente in qualsiasi momento per facilitare l'operatività del collega di base, perché il medico di famiglia è troppo oberato dalla parte burocratica della sanità che si deve un po' sburocratizzare per dare più tempo a loro, per dedicarsi a visitare i malati, ad avere un po' più tempo per i loro pazienti. Nel frattempo voi siete sempre di meno, voi specialisti del settore. Ma infatti, se il medico di medicina generale, fa degli esami, semplicissimi di screening e di scremare quindi i pazienti respiratori e mandare dallo specialista solo quelli sospetti, noi avremo un abbattimento delle liste d'attesa e faremo anche un lavoro di prevenzione. Poi in conclusione lei ha portato anche, diciamo, la sua esperienza sul piano anche prettamente professionale, ma anche tecnologica, con nuovi apparecchi che stanno dando delle buone e soddisfacenti risposte. Sì, per fortuna abbiamo i pretismografi che in pneumologia adesso sono in grado di eseguire una diffusione a velo capillare. Quindi lo studio dell'interstizio polmonare che può essere attaccato durante una malattia da Covid o in corso di un enfisema o un'interstiziopatia polmonare ci permette di eseguire un esame semplicissimo, se innocuo, che prevede anche magari di evitare poi esecuzione di TAC o di esami più complessi, costosi e anche dannoso diciamo per i pazienti dal punto di vista radiografico. Senta, una considerazione finale, ma lei immaginava 31 anni fa che questa iniziativa, questa manifestazione, questo congresso sarebbe diventato
l'appuntamento scientifico più longevo e più importante del settore innanzitutto, ma complessivamente in provincia di Latina. Ma certamente no, soprattutto perché non sono riuscito a realizzarlo ogni anno. C'è stato qualche anno che è saltato. Infatti, questo è nato nel 1987. Sarebbero state molte di più le edizioni. Però sono fiero di questa cosa perché abbiamo adesso raggiunto un taglio nazionale, perché le delegazioni di medici che sono venuti dalla Toscana, Romagna, Trentino, Alto Adige e oltre alle regioni del sud, del centro-sud, ci fa onore e Gaeta ormai con questa tradizione si è posta ai primi livelli tra i congressi di medicina a livello nazionale. Me lo dica, qual è il sogno che lei ha ben custodito nel cassetto e che vorrebbe concretizzare quanto prima? Ma certamente il sogno è di creare un'equipe multidisciplinare che abbraccia con una visione più totalitaria la specialistica pneumologica, senza questa distinzione che esistono oggi tra lo pneumologo ospedaliero, lo pneumologo territoriale, il pneumologo somaista e quello delle strutture accreditate, quelli delle strutture private. Bisogna insieme creare una metodologia diagnostica e terapeutica che possa fronteggiare i bisogni dei nostri pazienti.